Onestamente non avrei mai pensato di mettere a confronto da una parte il Samsung Galaxy S6 Edge Plus, il terminale che davvero mi ha sorpreso in quest'ultimo periodo, e dall'altra Meizu Pro 5, un qualcosa di veramente mistico, ma in entrambi i casi abbiamo il processore targato Samsung, che è una delle particolarità di questi prodotti. Bene, sì, il Samsung Galaxy S6 Edge obiettivamente è un gran terminale, la sua controparte più grande sempre in casa Samsung è ovviamente la versione Plus, quindi già potete scegliere se un display leggermente più piccolo con una batteria sicuramente inferiore oppure un display leggermente più grande con una batteria più capiente. L'interfaccia, insomma, tutta la UI, tutto l'ambiente che troviamo all'interno di questa serie Samsung è obiettivamente uguale sia in S6, in S6 Edge e in S6 Edge Plus, quindi abbiamo comunque integrazione, abbiamo comunque tutta l'interfaccia che è identica in entrambi i terminali, e quindi insomma abbiamo comunque ambientazione familiare nell'ultima serie Samsung. Abbiamo comunque anche la solita interfaccia all'interno di Meizu Pro 5. Per il momento abbiamo la Flyme che è arrivata in versione 4.5, stiamo veramente aspettando tutti la 5.0 anche per vedere in toto quali sono veramente le potenzialità di questo smartphone, che secondo me adesso è leggermente in stand by per questa versione software che non strizza l'occhio, insomma è più geek, visto che comunque abbiamo visto su MX5 come la Flyme 5.0 ha portato tante novità all'interno del prodotto stesso, e quindi insomma il Pro è la versione nuova, lo smartphone top di gamma, e ci aspettavamo obiettivamente subito la versione 5.0 che al momento non è arrivata. Comunque l'interfaccia ormai la conoscete. Ecco qua i vari test di AnTuTu, 66.000 con una temperatura di più o meno 29 gradi all'interno del Samsung, potrebbe arrivare anche di più come punteggio di AnTuTu, come anche è arrivato di più di 64.917 il Pro 5, però sapete bene come AnTuTu ogni test ha un punteggio differente. Comunque i due device si assestano sui 70-71.000 S6 Edge Plus, mentre Pro 5 si spinge anche a 75-76.000 punti. Reparto audio che è leggermente superiore il Pro 5, arriva fino a 110 dBA, anche 111 in vari test, insomma l'audio è più forte, più alto, però non sempre risulta più limpido come avviene su S6 Edge Plus. La ricezione è migliore quella di Edge Plus perché abbiamo anche la banda 800 a bordo, e la fotocamera io preferisco di gran lunga quella che Samsung ha montato all'interno dei suoi ultimi device, pur comunque non avendo i 21 megapixel del Pro 5, però l'interfaccia, ma soprattutto la facilità di scattare foto con questo dispositivo è veramente imbarazzante contro anche tutta la concorrenza, e anche i video secondo me risultano migliori rispetto al Pro 5, che comunque è un ottimo device che comunque costa 400 euro di meno, quindi attenzione anche a questo fattore che in ambito quale device devo andare a acquistare assolutamente non è da tenere in disparte, perché 400 euro magari vi ci potrebbe rientrare un tablet, quindi state ben attenti a quale comprare. Due dispositivi che assolutamente promuovo, e tra i due al momento preferisco di gran lunga S6 Edge Plus per avere comunque innovato un qualcosa all'interno del mercato. Come sempre ci sentiamo nei prossimi video.